Panigale 1299S è stata appena svelata e siamo in compagnia di Giulio Malagoli, direttore marketing prodotto. Giulio, 1013 cilindrata, ma questa moto può correre in Superbike? Il regolamento Superbike, come ben sappiamo, ha il limite alla cilindrata massima per i bicilindrici a 1200. Quindi il 1299 non può correre, motivo per cui, visto che noi siamo molto interessati a competere in Superbike, che è da dove siamo nati, sono le nostre origini sportive, abbiamo presentato anche oltre al 1299 standard ed S la Panigale R, che di cilindrata rimane 1200, quindi perfettamente in regola con quello che richiede il regolamento Superbike. Avete raggiunto l'alesaggio record di 116 mm, ma al di là dei record che sono un po' fini a se stessi, che vantaggi dà alla moto questa nuova configurazione del motore? Beh, il motore ha fondamentalmente due grandi vantaggi rispetto al passato. Il primo è la potenza, perché passiamo da 195 a 205 cavalli. E il secondo è la coppia, ma non tanto come valore massimo, che è molto elevato, 144 Nm, ma soprattutto come forma della curva di coppia. E quindi ai bassi e ai medi regimi l'incremento di coppia rispetto al motore precedente è superiore al 10%, quindi il motore ha, come si dice in gergo, molta più schiena. E questo è sicuramente una cosa che apprezzeranno gli acquirenti della vecchia, fra virgolette, Panigale. Avete lavorato tanto, anche forse sulla scorta delle impressioni raccolte dai vostri acquirenti, sulla protezione aerodinamica. La moto sembra più larga davanti, non solo per questioni di stile, ma probabilmente anche per riparo del pilota. Esatto, esatto. La moto ha subito alcuni interventi estetici, ma questi interventi estetici nel frontale sono anche funzionali, quindi la moto è un pochino più larga, più protettiva, per avere un CX migliore e quindi per essere migliore di nuovo nell'utilizzo più estremo in pista. Sospensioni elettroniche all'avanguardia, raccontacene un po'. Sì, la versione S è dotata del sistema Ohlins, il cosiddetto Smart EC, e quindi è un sistema cosiddetto event-based. In estrema sintesi, questo sistema permette di rimuovere i compromessi che normalmente uno deve sempre scegliere nel momento in cui fa una turatura delle sospensioni, perché è un sistema che, grazie ai sensori che ci sono sulla moto, riconosce la particolare situazione di guida e adatta in tempo reale la turatura delle sospensioni. Faccio un esempio: in frenata la forcella si indurisce, aumenta il freno idraulico in compressione per avere maggior sostegno; in percorrenza di curva le sospensioni, quando la moto si accorge che l'angolo di piega è elevato, i freni idraulici delle sospensioni calano molto e quindi uno ha molto più feeling; in uscita di curva, riaprendo il gas con una forte accelerazione, l'ammortizzatore si irrigidisce, quindi ha un freno idraulico in compressione aumentato per migliorare tutte queste situazioni di guida. Oltre a questo, anche l'ammortizzatore di sterzo è elettronico e funziona di nuovo di velocità, angolo di piega e altro, per avere la moto è adatta ad ogni singolo punto del circuito, e poi dopo, una volta finita la sessione in pista, uno può uscire, andare su strada e istantaneamente, diciamo, la moto ha dei freni idraulici molto molto più soft e quindi anche più confortevole andando per strada. E tutte queste novità in termini di tempi sul giro che vantaggio danno? Danno un vantaggio rilevante. Diciamo che se un pilota molto esperto come il nostro tester Alessandro Valia è in grado di girare al Mugello con una moto completamente standard, diciamo nell'intorno del minuto e 55. Completamente di serie. Complimenti a Valia e grazie a te, Giulio. Grazie a voi, ciao a tutti.